La collezione G-Code è stata pensata per diversi ambienti, da residenziale all'ufficio direzionale. Abbiamo sviluppato come primo prodotto una scrivania direzionale, la G-Code Desk. Il concept parte da un viaggio negli Stati Uniti dove nella pochette che ti danno c'era una spazzola di quelle che si chiudono e ho fatto un giro mentale e ho immaginato che ci fosse un piano che levitava sopra questa spazzola. Dopodiché siamo arrivati in studio e Luca l'ha fatta diventare una scrivania. Questo concept nasce per avere dimensioni molto grandi, con questa struttura, con questa spazzola che porta il piano e che è la trave portante. È come un modellino di architettura, avremmo potuto usarlo per presentare il progetto di una villa a uno dei nostri clienti, perché c'è una doppia altezza, perché ci sono i terrazzi, perché c'è un tetto che vola con degli sbalzi, e ci sono delle trasparenze, ci sono dei volumi che si aprono, ha una forza visuale. Al contempo è elegante, è sobria. La scrivania è caratterizzata principalmente dalla struttura in noce, nelle nostre tre colorazioni, tre finiture, e da questi tondini in metallo che sorreggono il piano. Questi cilindri, questi 158 cilindri, sono verniciati in tre differenti colorazioni. Il piano ha i bordi smussati e può essere in legno o in marmo, che è un materiale inusuale per una scrivania, ma è reso fruibile grazie alla parte centrale, al sottomano, rivestito in pelle, che è appunto accessoriato con due asole passacavi in massello di noce. L'accordo tra una superficie, un cerchio del tondino, che fa passacavi, e un disegno che noi avevamo in mente. Non era soddisfacente né a disegno né al 3D né al computer e l'abbiamo risolto con le mani. È diventato un innesto di una bellezza incredibile ricavata da un massello. La vaniglia dei cassetti è una piattina di alluminio. Successivamente viene verniciata e rivestita in pelle. Il cassetto a sinistra è composto da un piano superiore in pelle e da un vano, uno spazio inferiore illuminato ed elettrificato con prese elettriche e di rete per accogliere ad esempio una piccola stampante ma anche libri e raccoglitori. Il cassetto superiore a destra invece è suddiviso per contenere dei piccoli accessori da scrivania. Al centro della struttura c'è un'area ispezionabile, nascosta ma anche illuminata quando viene aperta, per racchiudere il cablaggio. L'hai sbloccato adesso? I cassetti hanno un sistema lock gestibile dal telefonino. Abbiamo l'ambizione che sia un oggetto senza tempo, ma anche senza luogo. Lo posso mettere a New York come lo posso mettere in qualsiasi ufficio europeo o casa europea, ma anche negli Emirati Arabi. La gente non si ricorda di quello che hai detto, di quello che hai fatto, ma di come l'hai fatta sentire. E noi vorremmo che questa cosa arrivasse e chi compra questa scrivania abbia il piacere di comprarla perché gli piace, ma perché poi la fa star bene. È bellissimo, sì.